circa da Sarri? Ma diciamo subito non pensavo proprio di entrare così tanto nei meccanismi della squadra, però piano piano andando avanti pensavo comunque sia di rientrare nel progetto, anche perché il mister mi ha dimostrato molta fiducia. Fortunatamente sono riuscito a trovarmi il mio spazio, a guadagnarmi le partite mano a mano che andavamo avanti, ed ora speriamo di continuare a far bene. Senti, momento positivo per la squadra, 4 punti nelle ultime due gare, ovviamente ancora si è in zona play-out. Come vedi il momento personale dopo un momento di calo, per lo più forse a livello tattico, e il livello della squadra? Ma a livello personale diciamo ho avuto un calo molto evidente e secondo me anche di concentrazione. E il mister è stato bravo innanzitutto a tenermi fuori nella partita contro il Benevento, perché me lo meritavo, perché non mi stavo allenando come dovevo. Poi secondo me diciamo mi sono rimesso un po' in forma e sono riuscito a recuperare le forze. Come partite ora stiamo facendo bene, però non dobbiamo sentirci, cioè dobbiamo continuare a fare così, dobbiamo continuare a dare il massimo ogni partita, perché abbiamo grosse potenzialità e possiamo fare ancora meglio. Anche perché la classifica non è migliorata di molto. No, la classifica non è migliorata di molto, però diciamo che siamo lì un po' tutti vicini, quindi se riesci a fare 2-3 vittorie diciamo che ne puoi uscire fuori tranquillamente. Ma io sono convinto che con il gruppo come stiamo facendo ora riusciremo ad andare avanti e lo faremo anche molto bene. Sabato arriva il Brescia, una squadra giovane come voi, ma una squadra anche che subisce molti gol come li subisce la Ternana. Sì, il Brescia è un'ottima squadra, ottimi elementi, però diciamo anche noi abbiamo ottimi elementi e se riusciamo a stare concentrati tutta la partita come abbiamo fatto in queste ultime due gare, io penso che poche squadre riescono a metterti in difficoltà. L'abbiamo visto anche col Frosinone, che siamo stati concentrati tutta la partita e abbiamo portato a casa un ottimo punto. Potrebbe essere una partita cruciale per questo periodo della Ternana? Beh certo, è una partita molto, molto difficile per noi, che se riusciamo è cosa che dovremmo fare a vincere la partita, facciamo un salto in avanti. Però ripeto, le partite si vincono durante gli allenamenti e se ci alleniamo bene riusciremo a vincere questa partita secondo me.